Care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Grazie per le visioni ai video che avete visto in molti i miei video, e soprattutto grazie per la confidenza, per la fiducia e per i tanti like che ultimamente in questa settimana avete dato ai miei video. Sono veramente decine e decine di like che vengono di colpo, non so neanche io come, perché di solito guardavate i miei video senza mettere un like, adesso invece iniziate a mettere i like, quindi questo mi piace molto. Mi piace così tanto che ieri volevo fare un video, anche l'altro ieri, parlando delle previsioni sulle elezioni in Grecia. Invece adesso che mi ritrovo con i risultati, condividerò con voi i miei pensieri. Quindi grazie per i likes ai miei video e vai con il tema del giorno. Aspettate che adesso questa era l'intro, non c'ho editore, quindi una cosa casereccia. Vai con l'intro. Ecco, mando vai, sto sempre qua. Il tema del giorno è le elezioni in Grecia. Certo, molti potranno dire: e non me l'aspettavo mica, hanno vinto i socialisti, che poi sono in realtà di sinistra, ma molto più a sinistra che in Italia, cioè sono i comunisti che si fanno chiamare socialisti. Ma non me l'aspettavo mica, come mai la Grecia svolta a sinistra? Perché c'era una freccia? Fino adesso invece si è visto la classe dirigente conservatrice quello che ha fatto. In periodo di crisi, e perché gli concedano dei prestiti alla Grecia, ha anche comprato sommergibili nucleari e cacciabombardieri alla Germania. Poi un'altra cosa, che la vecchia classe politica, quella che ha perso, ha truccato, ha marpionato i conti di Stato per poter chiedere, come fanno molti paesi del terzo mondo, nuovi crediti ed indebitarsi. Quindi la classe politica vecchia, conservatrice e di centro, si è smerdata da sola dopo aver cagato la Grecia. Quindi è per forza di cose che doveva vincere la sinistra. Adesso bisogna vedere quello che fanno, perché non li conosciamo. Ma di sicuro non è come la sinistra italiana, tanto per intenderci il PD, il vecchio PSI, il vecchio PC, il Quercia, Margherita, Olivo, Girasole, Geranio, Rododendro. Poi c'era un altro, il PDS. No, quello c'è adesso. Il PD. Ah no. Ed è il Partito Democratico di Sinistra che ha dato vita al PD. Cioè, hanno tolto una sigla per una lettera dalla sigla per innovarsi. Perché prima erano PDS. Prima ancora che erano boh, però sono quello che sono oggi. Che vanno in direzione contraria a quella che forse intraprenderà il Partito Socialista Ellenico. Io dico, riuscirà la sinistra italiana a vincere, pensavo, no? Come la sinistra greca, e poi mi sono dovuto ricredere. Vincere hanno vinto, però non è la stessa cosa. Cioè, la sinistra italiana è riuscita a vincere occupando il posto della destra greca. Adesso la sinistra greca, vincendo, riuscirà veramente ad andare più a sinistra della sinistra italiana? Riusciranno a uscire fuori dall'euro? Perché si direbbe invece che da Prodi in avanti, anche da Lema, volevano l'euro. Infatti sono riusciti a negoziare un pessimo euro per l'Italia, 1936, che era più caro del dollaro, invece di fare l'1-1 con la lira. Vabbè, allora che dire, questa sinistra greca, questa sinistra greca riuscirà realmente a imporre un programma nazionale greco sull'Europa, o riuscirà soltanto a marginare la Grecia dall'Europa? Perché io non credo che riuscirà a marginare l'Europa dalla Grecia, se no lo dovremmo fare anche noi. E poi, cosa potrà imparare la sinistra italiana, sempre che riesca a imparare qualcosa, dalla sinistra greca?
che si direbbe che invece hanno più voglia di imparare dalla destra italiana, cioè da Silvio Berlusconi, come rimanere al potere. Infatti adesso Renzi è rimasto orfano di Giorgio Napolitano, un nipote orfano, però c'è il papino Berlusconi che gli dà consigli. Sta più in colloquio con Silvio Berlusconi che non con Beppe Grillo, per esempio. E poi la sinistra italiana si è persa Beppe Grillo, che lui voleva prima essere del PD o del PDS, non ho capito bene, e invece loro se lo sono giocato e lui si è fatto il movimento proprio, o è andato ad aderire a un altro movimento, anche quello non l'ho capito. Ma perché la sinistra italiana non cerca di essere più emancipata ed indipendente e non copiasse quella greca? Poi ecco, bisogna vedere quella greca che cosa farà se non si trasformerà in un movimento populista e demagogico, perché tutti a parole sono bravi a essere rivoluzionari. Poi magari diventano conservatori o neoliberali. E quindi il mio pensiero del giorno è stato: ma veramente la Grecia riuscirà a liberarsi dall'aiatura europea, a uscire dall'Europa e a sorgere? Oppure invece escono dall'Europa per rimanere marginati? E poi Italia, riuscirà anche l'Italia a uscire fuori dall'Europa come vuole fare la Grecia e a sorgere? Oppure rimarremo chiavati di nuovo. Quindi la mia domanda è: conviene che la sinistra italiana faccia come la sinistra greca? Non dico vincere le elezioni, perché loro le hanno vinte a prescindere dal fatto che hanno fatto il contrario di quello che promettono fare i sinistri, le persone di sinistra greche. Ma invece o ci conviene invece prendere un nuovo movimento? Perché quello 5 Stelle sembra che sia impantanato nei palazzi di potere. Allora io fonderei un movimento, il movimento Santenciano. Non prometto la via greca, non prometto la via neoliberale, prometto una terza via. E quale può essere? Boh. Via va, la macchia se ne va. Diceva uno sbiancante di una pubblicità italiana. Comunque, ecco, io farei un movimento se potessi raccogliere firme. Perché dobbiamo avere una lira sovrana emessa dallo Stato. Certo, allo stato di cose nel quale ci troviamo, con la classe dirigente politica che ci troviamo, chi ha fiducia nello Stato italiano? Nessuno. Dovremmo cambiare anche classe politica, classe dirigente, funzionari, burocrati pubblici. E poi il mondo si fiderà di nuovo dell'Italia. Allora sono due le cose: o rimaniamo in Italia e fondiamo un movimento per cambiare classe dirigente e burocratica, oppure scegliamo un paese in Europa come la Germania, la Finlandia o la Svezia, la Svizzera o l'Olanda, che questa classe burocratica, dirigente, i funzionari e i politici già ce li hanno di fiducia. Perché per rifare tutto un paese come l'Italia ci vorrebbero 20 anni. Quanti sforzi! Poi magari ti accusano di dittatore e tutto ritorna come prima, perché la gente vuole essere corrotta in Italia. Allora conviene di più rimanere e lottare in Italia e fondare un nuovo movimento, perché la sinistra ci ha illuso, la Lega non è più quella di una volta, il Movimento 5 Stelle si è impantanato, Forza Italia ci ha illuso. Il polo di destra, il polo di sinistra sono delle cagate. E allora che ci rimane? Fondare di nuovo qualcosa e iniziare da zero, come da Tangentopoli del 92, che molti di voi lo hanno letto soltanto, non l'hanno vissuto come io, perché hanno meno di 25 anni. Ci conviene allora rimanere e fare tutto da capo per vedere se questa volta l'esperimento funziona. O andare a vivere in un paese dove hanno una migliore classe politica, dirigente, burocratica, istituzioni, e la gente ha fiducia nello Stato. Allora conviene in quello Stato, magari Svezia, fare che i soldi siano emessi dallo Stato svedese e non dalle banche, perché ci sarà scritto Stato svedese sulle banconote e la gente avrà fiducia dello Stato svedese per la classe dirigente, politica, burocratica, funzionari pubblici e le istituzioni dello Stato. In Italia, anche se mettiamo Repubblica Italiana nelle banconote, non ci si asciugherebbero neanche il culo, perché non hanno fiducia nelle istituzioni della Repubblica Italiana.
Ecco perché la Banca d'Italia le deve imprimere per conto dell'Unione Europea, così prendono gli interessi la Banca d'Italia e l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, per stampare l'euro in Italia. Allora conviene uno Stato che ci abbia più affidabilità. Tornando a noi, e per chiudere il pensierino del giorno, la Grecia è stata all'inizio del suo fallimento, anni fa, un laboratorio europeo per come gestire la crisi o come non gestirla. E cosa succede a uno Stato quando mente sui suoi bilanci, come ha fatto Italia anche sotto Berlusconi, eccetera. Adesso ha vinto la sinistra. Vediamo se la sinistra ha presentato dei programmi demagogici e populistici o ha presentato dei veri programmi e se potrà compierli. E poi con che risultati? Perché se gli va bene l'Italia dovrà seguirla. Riusciranno a uscire dall'Europa, dalla morsa europea? Riusciranno a recuperare la dracma contro l'euro? E si recupererà l'economia? Secondo me si dovranno accontentare di avere un'economia piccola, perché uno Stato che non ha molta produzione interna. Però è meglio vivere a livello del Portogallo o di San Marino che voler essere uno stato ricco come la Germania e fallire nei debiti. La Grecia ha sognato troppo e ha fatto il passo più lungo della gamba. In Italia stiamo messi meglio, industrialmente parlando, però molte industrie si chiudono al giorno. Allora, l'esperienza greca, se riusciranno a essere indipendenti economicamente fuori dall'Europa, la dovremmo seguire perché abbiamo più risorse e denaro da investire. Però dobbiamo lottare soprattutto sul fronte della corruzione e della cattiva amministrazione, perché a volte non è corruzione, è che sperperano il denaro perché non sanno come usarlo. Dobbiamo rinnovare non soltanto i dirigenti a livello nazionale o locale più alti, ma anche tutte le organizzazioni di base, burocratiche, funzionari, pubblici, tutte le amministrazioni locali, proprio dagli impiegati, tutto dobbiamo rinnovare e dobbiamo rinnovare la mentalità del paese. Se non ci credete, guardate il mio video che ho fatto sull'ambulanza che è stata intralciata da delle auto parcheggiate male ed è morto un paziente. Lì spiego che se non cambiamo la mentalità di tutti alla ora di buttare lo sporco, di parcheggiare le macchine, tanto per dire una cosa, poi è inutile che ci lamentiamo se abbiamo dei politici della classe dirigente, dei funzionari burocratici che sono degli stuperatori, dei pedofili, dei cannibali, degli stragisti, dei bombaroli, degli incendiari, dei necrofili, dei mafiosi. Perché già comportandoci male, legittimiamo la condotta cattiva e immorale di funzionari pubblici, politici e burocrati. E poi che li rivolti a fare se sai che sono cattivi? Possono essere pederasti, cannibali, incendiari, dinamitardi, terroristi, estremisti, integralisti e mafiosi. Ma che cazzo li voti a fare? E poi, se tu ti porti peggio di loro, ti comporti peggio di loro, dopo che pretendi che la classe politica dirigenziale e burocratica, i funzionari pubblici siano migliori? No. Bisogna essere severi per poter essere con gli altri intransigenti. Anzi, bisogna essere con uno stesso intransigente per poter adottare severità con gli altri. Se no, voglio dire, avete quello che volete, come voi, a immagine vostra e votato da voi. Allora vi lascio, questo è stato il mio pensiero sulle elezioni di cui oggi ho saputo il risultato in Grecia. Speriamo che abbiano successo per poter seguire una strada anche noi verso l'esito. Però se non hanno successo è inutile uscire dall'Europa per rimanere isolati soli con i greci. Ciao ciao dal vostro Saint Etienne, questa è stata un'altra pillola di politica.